Ma l'avete viste le Miss? Certo. Ma sono belle veramente oppure? Ma una sembrava una bambina, non vi sembra più a cosa. Quest'anno a Formentera. L'avete viste le Miss? Sono lì. Sì. Sono lì? Ma sono belle? Direi. Ma sono troppe più che altro. Quanti siete voi? Uno, due? Cinque. Siete cinque, sono 240 loro. Ci bastano, lei? Non ti preoccupare. Ti bastano? Sì, sì. Poi è il numero uno. Ma avete già visto qualcuna? L'avete già adocchiata? Per ora no. Per ora no. Sono arrivate oggi. Infatti, eccole, stanno arrivando. Mi state seguendo. Mi state seguendo. Buon inseguimento, ragazzi. Grazie. Ciao. Ciao. Vice sindaco, parlaci di questa Miss Italia a Montecatini. Un evento importante, Montecatini Terme si prepara al meglio per essere accogliente e dimostrare che possiamo essere una città dei grandi eventi e per le occasioni importanti. Quindi è anche una possibilità per rilanciare l'economia, per il turismo, insomma. Assolutamente sì, un volano per l'economia e lo sviluppo della città in prospettiva delle Terme Leopoldine. Al 2013 i mondiali di ciclismo, per 3 anni Miss Italia, siamo la città bella tra le belle. Cosa ne pensa di Miss Italia a Montecatini? Mi sembra che sia un buon apporto per la città, sono previste 11.000 persone e quindi si spera che apporti qualcosa di positivo. Sono stati fatti tanti lavori, tanti abbellimenti e quindi si vede arrivare tanta gente, i turisti sono contenti. I negozianti sono contenti? I negozianti sono speranzosi in vendite, diciamo, maggiori rispetto a quelle che hanno avuto da giugno ad adesso. Ma quindi, insomma, nel complesso è una cosa positiva? Sì, molto. No, io sono di Terranuova Bracciolini. E lei è qui a Montecatini per vedere le Miss oppure per fare una passeggiata? No, io sono per vedere le Miss. Ma le ha già viste oppure? No, è la prima volta che le vedo. No, ma le ha viste passare, sono passate qui ora? Ma no, non le ho viste. Sarà qui tutta la sera e guarderà anche la parata? Guardo la parata dall'8 alle 9 e poi entro dentro il Teatro Verdi perché ho il biglietto per vedere una ragazza che si chiama Susanna Cicali, che diciamo mi piace, ecco. Susanna Cicali è quindi la sua favorita? Sì, e ha fatto anche la Miss a Levane, ecco. Ha vinto a Levane. Lei è la signora? Costanza Lisa. Commerciante in Viale Verdi. Viale Verdi, qui a Montecatini. Sì. Lei è d'accordo sul fatto che il sindaco abbia chiesto di tenere aperti i negozi questa sera? Sì, 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 d'accordissimo. Ma perché pensa sì, sarà d'aiuto per sì, le cose? Sicuramente ci sì, ci saranno tante persone, tanto passaggio, ci sarà questa bella sfilata delle Miss, che sicuramente sì, avrà insomma, un bel successo. E insomma, è contento il fatto che ci siamo a Montecatini questa sì, manifestazione? Sì, un po' di movimento. Non ho avuto nessun riscontro commercialmente parlando, capito? Quindi ecco, insomma, restare aperti la sera no, non ha servito. Io continuo per Montecatini, per dargli un